Si continua a parlare inglese con Cristiano Luzzago e la sua Lotus 7S4. Parole d'ordine, leggerezza e potenza. Amici di Gentleman Driver, nella puntata precedente avevamo parlato di una bella MGPA che ebbe un passato sportivo nelle gare di trial. Ebbene, proprio nelle gare di trial, Colin Chapman, il patron della Lotus, si cimentò da giovane studente nelle sue prime esperienze di corse automobilistiche. Infatti, costruì la cosiddetta Mark 1, alla quale seguirono una Mark 2, una Mark 3, una Mark 4, fino ad arrivare alla Mark 6, che fu la prima vettura veramente utilizzata per le corse e venduta in scatola di montaggio con grande successo automobilistico. Contestualmente alla Mark 6 era in produzione anche la 11 e infatti la 7 deriva direttamente come telaistica dalla riproduzione del telaio della 11, però con una carrozzeria molto più semplificata, anche questa disponibile in vendita in scatola di montaggio per evitare la tassazione sull'acquisto della vettura. La 7 fu prodotta in 4 serie. Noi abbiamo oggi la 4ª serie, che è l'epilogo, diciamo, di questo modello e sicuramente è quella meno fortunata. Le prime serie della 7 erano completamente in alluminio, leggerissime, poco più di 400 kg di auto, perché seguendo il motto di Colin Chapman, light is right, cioè il leggero è giusto, perché con la macchina leggera che si vince più che con la potenza, tutte queste vetture che erano nate espressamente per le competizioni avevano questa caratteristica. Nel frattempo, arrivati alla 3ª serie, la Lotus oramai era diventata campionessa di Formula 1, vincendo tanti gran premi e anche campionati del mondo. E quindi la 7 era diventata un po' un oggetto da cultori di vettura aperta, sportiva, questa che abbiamo oggi, che è in vetroresina, quindi cambiata concettualmente in quelli che erano i sistemi produttivi, un po' più allungata, resa anche un po' più confortevole e con una carrozzeria più integrale. Purtroppo questo ne costituì il declino definitivo, perché non era più né la macchina per i puristi della vettura da competizione né l'auto confortevole per chi voleva uno spider per andare in giro normalmente. Vediamo comunque che questa vettura mantiene ancora tutte le caratteristiche dell'auto da competizione, infatti la carrozzeria è completamente priva di portiere e l'unico modo per entrare nell'abitacolo è proprio calarsi come si fa con una vettura da competizione e sembra a tutti gli effetti di entrare in una vettura da Formula 1. I motori della 4ª serie sono gli stessi della 3ª. Quindi il Ford Escort da 86 cavalli del modello 7 e il Lotus Bialbero di 1550 di cilindrata da 115 cavalli della Super 7. 86 cavalli e 115 cavalli che potrebbero sembrare non molti, ma data la leggerezza della vettura, anche se la 4ª serie è un po' più pesante delle precedenti, che rende la guida di questi modelli sempre esilarante. Per rilanciare la 7 con la 4ª serie, la Lotus aveva pianificato la produzione di circa 2000 vetture, ma purtroppo lo scarso successo del modello ne limitò la produzione a solo 660. Quindi questo, abbinato al fatto che la Lotus aveva perso un interesse strategico nella produzione di questo modello, spinse a interromperne la produzione. Fortunatamente il concessionario Lotus Caterham si accordò con Colin Chapman per rilevare tutte le 40 scocche ancora in giacenza e tutti i progetti e i brevetti per la produzione delle 7, continuando quindi negli anni la produzione di questo modello, dedicandosi però, a parte il consumo degli ultimi esemplari ritirati, nel concentrarsi sulla 3ª serie, che era certamente il modello più riuscito e più gradito dal pubblico.